Oggi sono particolarmente emozionato perché si chiude il cerchio di una ricucitura di questa ferita che noi abbiamo sentito davvero profondamente. E, insomma, questa commemorazione, il nostro gemellaggio sostanzialmente proprio si basa sul rispetto della legalità, perché è stata una illegalità sulla quale noi chiediamo giustizia immediata. Questa è la richiesta delle comunità dell'Alta Murgia a 3 anni di distanza dalla morte di Don Francesco Cassol per mano di un bracconiere, reo confesso ma ancora in attesa di giudizio. Ma i sentimenti in nome dei quali è stato confermato il gemellaggio sottoscritto un anno fa ad Alta Mura tra Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e Parco Nazionale dell'Alta Murgia sono tutti ispirati al messaggio più profondo lasciato da Don Francesco nei suoi molti incarichi nelle comunità di Belluno Feltre. Ma io credo che la sua testimonianza sia quella della vivere in solitudine, ma soprattutto dare la testimonianza, lui per primo, di amare la natura. E noi dobbiamo appunto amare la natura, ma soprattutto preservarla per il futuro. Un semplice incontro nel municipio di Longarone per ribadire l'impegno a condividere un percorso di legalità e di rispetto per l'ambiente che in Alta Murgia si concretizzano nella battaglia contro le esercitazioni militari che vi si svolgono, come ha spiegato il presidente Veronico. Ma premessa dell'impegno è la memoria ed ognuno conserva la sua. Io lo ricordo quando è venuto a trovarmi poco dopo che ero diventato sindaco, dandomi tutto il suo appoggio, la sua disponibilità ad aiutarmi quando ne avessi avuto bisogno. Hanno ricordato Don Francesco anche i 50 amici scout e non solo che hanno partecipato alla veglia notturna a Bolzano Bellunese, gli amici che si sono ritrovati a Sedico per una messa e per il concerto del coro minimo, quelli che hanno preso parte alla celebrazione nella chiesa di Longarone, durante la quale il parroco Don Gabriele Bernardi ha invitato a non riferirsi a quanto Don Francesco ha detto, ma a quanto dice tuttora con il suo silenzio. Altrimenti noi lo condanniamo a morte, lo leghiamo, legare le cose a delle memorie. Può essere simpatico, può anche essere gratificante a livello emozionale, ma ripeto, è non credere nella vita del fratello che è entrato, dove è entrata Maria.